Buongiorno amici, oggi è una bellissima giornata per fare trekking e infatti andremo in cima alla Sicilia, sulla montagna più alta della Sicilia, su Pizzo Carbonara. Questa sarà un'escursione che durerà 2 giorni. Abbiamo comprato una tenda e abbiamo deciso di pernottare in cima a Pizzo Carbonara, comunque nei dintorni. Eccoci amici di Wild Trekking, siamo appena arrivati a Piano Battaglia. Abbiamo l'altopiano delle Madonie dietro di noi, quota di partenza 1600 metri, buongiorno, fino ai 1979 della vetta. Come diceva il signore, siamo abbastanza carichi, abbiamo più o meno 18 kg di zaino a testa. Quello ci metto perché il mio ne pesa 25. E oggi andiamo alla scoperta delle Madonie. In cima ai Monti Rei. Ora noi dovremmo salire dove sono con gli altri escursionisti e poi fare zig zag lì. Com'è Peppe? Siamo carichi? Ma grande fratello. Maestoso acero secolare. Qui addirittura vediamo una targhetta commemorativa a Francesco Orlando. Siamo appena arrivati in cima a Pizzo Carbonara. La giornata è abbastanza ventosa qui sopra e ora ci spostiamo più in basso per pranzare, perché altrimenti qui ci ammazziamo. Lì c'è la strada, Pizzo Carbonara alle spalle. Noi ci stiamo andando a piazzare lì. Ragazzi, dopo un po' di fatica siamo riusciti a fare la discesa di Pizzo Carbonara con qualche difficoltà, con il nostro amico d'avventura Darmian. Che ne pensi, Darmian? Siamo riusciti ad arrivare dopo qualche spavento qui nella valle, perché lì sopra il vento, come avevo detto prima, ci stava ammazzando, e qui devo dire che si sta decisamente meglio. Adesso stiamo cercando un posto dove piazzare la tenda.
Ed eccoci che siamo arrivati nella nostra postazione. Abbiamo trovato un punto senza pietre. Abbiamo appena finito di cenare e adesso ci riscaldiamo e ci rilassiamo con qualche bicchiere di vino. Che sarà il nostro riscaldamento per stanotte questo. Questa sera andremo a letto massimo per le 11 e domani mattina, così domani mattina ci alziamo prima e possiamo affrontare la giornata di domani meglio. Buongiorno. Buongiorno. Oggi è una bellissima giornata, il sole splende e questa notte abbiamo dormito molto bene, diversamente da come avevamo previsto, e oggi proseguiamo il giro di trekking. Sono le 10, abbiamo più o meno 10 km da fare in mezzo alle pietre. Quello che facciamo oggi non è altro che fare un giro delle principali cime delle Madonie. Ora ci stiamo recando presso Pizzo Antenna Grande, che è solamente di 2 metri più basso rispetto a Pizzo Carbonara. Quasi alla fine della salita per Pizzo Antenna Grande. Questa è la parte più ripida della collina, della montagna. Wow. Siamo appena arrivati in vetta a Pizzo Antenna Grande, o Pizzo della Principessa, 1977 metri, la seconda montagna più alta della Sicilia, se non teniamo conto dell'Etna, dato che è un vulcano. Fuoco. Bye.
Simon, I've been all around the globe trying to protect your soul. Via, siamo ripresi, 2 minuti e si prosegue. Ed ecco che ora, dopo una lunga camminata in mezzo alle pietre, ci tocca farci una camminata in mezzo alla vegetazione più fitta, in mezzo alle pietre. La strada è di qua, perché è l'unica. Scendiamo da qui e poi prendiamo la salita, perché la cima è là. Sì, andiamo. Va bene, andiamo. Guarda che bello accumulo di neve. Ok, è perso... Va. Meno male che te fa. La discesa è più semplice, eh? Guarda cosa ti aspetta qua ora, fra. Sali, sali. C'è un'altra mezza scalata per te ora. Saliamo. Si vede tutta la costa della Sicilia a partire da Messina, poi da lì vediamo Termini Imerese e Palermo. Si vede tutta la costa nord della Sicilia. Somebody like me. Di nuovo a Pizzo Carbonara, 1979 metri, quasi 2000. L'escursione di oggi è partita da questa valle, abbiamo proseguito per il primo monte e siamo arrivati a Pizzo Antenna Grande o Pizzo della Principessa, 1977 metri. Abbiamo proseguito, abbiamo attraversato la valle in mezzo alla fitta vegetazione e siamo risaliti a Pizzo Carbonara. In mezzo alle pietre devo dire che questa escursione ha una certa difficoltà. Qui praticamente si conclude il primo anello di questa mattina e adesso completiamo quello che avevamo iniziato ieri. Ed ecco che dopo il pranzo, guardate, c'è capra di montagna. Thank you.
dai, scendiamo di qua, dai. Dai, Darmi. Dai, Darmi, dai. Ragazzi, Darmiano con la strada che sto facendo fare in questo momento è molto arrabbiato, non voleva prendere dove lo porto io, dice che lo porto a... Dove cazzo stiamo andando? A mala strada, ma non è così. Gli faccio prendere sempre strade più hard, ma molto più belle. Darmiano, io ho perso il suo cappello, ce l'ho là sotto, lo devo andare a prendere. Guarda dove ti porto, da... Guarda! Il suo cappello è andato a finire da sotto. Fortunatamente l'abbiamo ritrovato. Vai, dai, che ce la puoi fare, mi sei troppo forte, dai. Vai. Guarda cosa si voleva perdere lo zio Darmian per essere pigro e fare un po' di hard in più. Voleva prendere l'autostrada, ma io lo porto in mezzo al nulla. Vai, zio Darmian. Dopo una bella discesa cominciamo a vedere la macchina in lontananza. Damiano esausto, ce l'abbiamo dietro. Siamo un po' stanchi, però soddisfatti. A posto, fra. No, è a posto, è a posto, è a posto, è a posto, vai. Scendi, scendi, vai. Vai. Vai, fra. Vai. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non è stato semplice. Non so se rende l'idea. Adesso si vede un po' meglio. Wow. Ragazzi, con questo VT Wild Trekking vi saluta. Speriamo che il video è stato di vostro gradimento. L'escursione è stata bella tosta, soprattutto i fuori sentiero che abbiamo fatto. Fateci sapere nei commenti se è stato di vostro gradimento. E ci vediamo alla prossima avventura, tutti assieme. E non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace al video.